Nasce la nuova compagnia aerea Italia, la cosiddetta compagnia di bandiera. La denominazione attribuita alla nuova compagnia è Compagnia Aerea Italia. I soci sono 16, almeno all'inizio dell'operazione, poi probabilmente saranno aperte le porte ad altri soci pronti ad immettere i loro capitali. I debiti della vecchia Alitalia e gli esuberi resteranno in carico alla vecchia società. Poi il governo dovrebbe concertare con creditori e parti sociali le relative operazioni di assestamento. Nel Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo il governo dovrebbe approvare due provvedimenti, uno contenente le misure più urgenti per aiutare la nascita della nuova compagnia ed un decreto legislativo che contenga le misure più idonee per evitare in futuro delle crisi aziendali di questa portata. Per Alitalia sarebbe previsto l'arrivo di un commissario. I nomi più accreditati sono quelli dell'ex ministro Augusto Fantozzi e l'ex amministratore delegato dell'ENAV Massimo Varazzani. Come ormai chiaro, l'intento è quello di creare una compagnia che sia sanissima, senza debiti ed esuberi, per poi affrontare i problemi della vecchia Alitalia con più calma e senza coinvolgere la nuova compagnia che invece sarà impegnata a riappropriarsi di mercati commerciali ormai persi da tempo. Questo per il bene di società e lavoratori.